Fa molto piacere che oggi sia con noi Giuliana Merlinguer, regista del film Disertore, che sia con noi lo sceneggiatore del film Massimo Felisatti, con il quale ci conosciamo da molti molti anni perché Beh, anche lui si siamo era, visti anche recentemente. Eh, eh, recentemente l'altro giorno per eh, eh, una neve eh, la neve nel bicchiere eh, di Florestano Mancini di cui tu eh, sei, sei, sei stato sceneggiatore e poi siamo Ferraresi tutti e due. E poi un attore come Omero Antonutti che abbiamo potuto ammirare di nuovo in questo film notevolissimo. Eh, la scelta dell'iniziativa eh, Laboratorio Creativo ANAC per corsi di cinema eh, di inserire questo importante film eh, nella, nel, nella serie delle opere presentate per... La, Quinto anno dell'iniziativa stessa, è molto significativo perché, come voi tutti sapete, proprio 90 anni fa, in questi giorni, le, gli eserciti imperialregi e tedeschi erano in, già in, praticavano già una forte fuga eh, davanti alle, alle truppe eh, italiane. Eh, e quindi eh, 90 anni fa tutto, tutto si concluse, la Grande Guerra si concluse. E oggi che è l'8 ottobre, arrivare al 4 novembre ci manca poco, no? Quindi ehm, è particolarmente significativa questa scelta. Però eh, è anche importante avere con noi oggi qui una, una regista quale Giuliana Berlinguer di cui in realtà eh, i mezzi di informazione di massa, eh, sia scritti che audiovisivi, non si sono molto curati, nonostante eh, il grande numero di opere da lei fatte e di grande impegno storico. Ed io di questa cosa sono molto sensibile. Quindi io desidero, prima di parlare del film, anche darvi qualche notizia eh, su Giuliana Bellinguer, che è nata a Mantova. È nata a Mantova e il nome di famiglia del Ruggerini era Ruggerini. È nata a Mantova nel 1933. Alla fine, ha compiuto, guarda, ha, compiuto gli studi, eh. ha compiuto gli studi universitari a Milano. E si è arrivato in legge perché in età giovanissima, addirittura 21 anni, perché suo padre insisteva che voleva che lei si laureasse. Ma in realtà questo titolo di studio, conseguito con grande successo, nascondeva invece una, una grande passione per la creazione drammaturgica e la realizzazione cinematografica. Si orienta quindi per la frequentazione dell'Accademia d'Arte Drammatica di Roma supera con successo le prove e i colloqui di ammissione, compreso il difficile settore della danza, <ride> e riesce ad entrare in accademia nel 1956. Viene addirittura accettata anche alla frequentazione dei corsi di regia importantissimi oh, che era il suo sogno. Rappresentano per Giuliana una meta molto ambita. Mentre ancora frequenta l'Accademia di Arte Drammatica, si unisce in matrimonio al qui presente Giovanni Berlinguer, un applauso, che allora era medico di professione, un giovane medico, un giovane medico di professione, e assume quindi il cognome di Berlinguer. Con tale cognome poi proseguirà i corsi dell'Accademia, compreso gli ambiti settori della recitazione e della regia. Ed il cinema con il nome quindi di Giuliana Berlinguer. E tale, resta, <ride> e tale resta. È il 1958, quest'anno del matrimonio. Agli esami finali dell'Accademia è presente in disparte e pronta ad essere allattata all'occorrenza la prima figlia Luise <ride> Così mi ha detto Giuliana in un bel incontro che è stato molto, molto per me importante. Giuliana e Giovanni avranno tre figli. Nel 1961 supera con grande affermazione un concorso indetto dalla RAI, ma non accetta l'ipotesi di un'assunzione come funzionare? Ma questo è veramente incredibile. Il disegno come Giuliana, regista, è, regista eh, pausa, non voleva neanche no. essere assunto. Il desegno <ride> di Giuliana è di affrontare la creazione eventualmente anche in campo radiofonico, ma soprattutto in campo cinematografico e audiovisivo. Ottiene ascolto per i suoi meriti dimostrati e per la radio e televisione italiana inizia ad adattare e dirige su commissione temi teatrali testi teatrali e originali a scrivere e dirige radiodrammi, quali la novella del Grasso Agnagliolo, Radio and Company, Motopattis, pubblicati da Rai Eri quest'ultimo nel 1997. Per la televisione poi mette in scena numerosi test teatrali di autori classici e contemporanei, da Chekhov, l'anniversario, a De Vigny, dalla Biche, i Due Timidi, a Pushkin-Boris Godunov, da Shaw, la miliardaria a Newl dalla vita di un autore nel 75. E queste durante dal 64 al 75, sperimentando anche nuove tecniche di ripresa, questo è molto importante. È di uso del colore con una ventina di opere drammatiche. Avete visto voi l'uso del colore qua? come è importante e l'operatore, il direttore della fotografia era Sandro Cassina, un carissimo amico fra l'altro col quale ho molto lavorato anch'io che è molto dispiaciuto di non poter essere qua perché ha dovuto partire per Bologna e per stare due o tre settimane a Bologna e Giuliana, contemporaneamente, ha iniziato a scrivere e dirige vere e proprie serie TV, ottenendo riconoscimenti nazionali e internazionali. Per Giuliana, questa nuova esperienza inizia nel 1969, quando decide di proporre alla Rai i romanzi thriller di Rex Stout, intitolati Nero Wolf. È vero che è così. Ma Stout, dagli Stati Uniti, rifiuta per i suoi romanzi la rappresentazione filmata che definisce hollywoodiana, to court. Allora viene in aiuto a Giuliana il notissimo corrispondente della Rai degli Stati Uniti, Ruggero Orlando, che invita Giuliana a scrivere una sceneggiatura e di portarla di persona, personalmente a New York, nelle mani di Rex Stout. E così accade: Rex Stout legge, decreta questa sceneggiatura non è hollywoodiana. Mi piace, la autorizzo. E allora inizia. Una, veramente una produzione di Nero Wolf di 12 puntate incredibile che è una pietra miliare di un certo tipo di produzione televisiva thriller che nessuno mai dimenticherà alcuni titoli sono ad esempio Circuito chiuso, Il patto dei sei La bella bugiarda, Veleno in sartoria ma nella vostra scheda li avete poi tutti perché Alessandro Rossetti che chiude la scheda che cura la, la compilazione delle schede ha fatto un bellissimo lavoro e quindi sono tutti menzionati. Si aprono così a Giuliana le porte per le inchieste filmate e per le vere e proprie, qua entriamo in campo storico vero e proprio, e per le vere e proprie opere cinematografiche. Tra i film inchiesta vanno citati gli infortuni nel lavoro minorire, i lavoratori studenti, la catena di montaggio realizzati tra il 72 e il 73. Poi seguono film per la tv quali ragazzo cerca, si del 74, sul tema del lavoro minorile sempre e dell'abbandono della scuola dell'obbligo. Eh, argomento molto decisivo e importante. La parola è il fatto su certe parole che allora erano al centro del dibattito culturale. Parole quali anarchia, burocrazia, cafone. Speculazione. Speculazione. <ride> brava, brava. E quindi una, una, una produzione veramente di grande interesse. Il disertore che diviene la sua ultima realizzazione cinematografica. Dopo i notevoli successi ottenuti con le precedenti opere, i festival internazionali di San Sebastian, Mosca, Venezia, Chicago. Montreal no, e numerosi altri. Il film è stato presentato alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, la quarantesima edizione, ed ha ricevuto il premio Opera Prima e poi anche il premio per l'interpretazione femminile fatta da Irene e Papas, come avete visto, meravigliosa, al Festival internazionale di Chicago. Per la sceneggiatura Giuliana Berenguer ha avuto al suo fianco il qui presente Massimo Ferisatti, uno dei più noti sceneggiatori italiani, autore fra l'altro di numerose sceneggiature del compianto amico regista Florestano Vancini. Abbiamo visto appunto come dicevamo prima la neve del bicchiere l'altro ieri. Quindi veniamo carissima Giuliana a questo tuo film che abbiamo visto oggi veramente impressionante per tutto quello che c'è dentro, per tutto quello che viene detto fra l'altro dentro. È il titolo di un romanzo di Giuseppe Dessì, edito nel 1961 dall'editore Feltrinelli e poi dopo anche da Mondadori come stava nei titoli. La storia del di disertore è basata su un episodio drammatico provocato dalla Prima Guerra Mondiale, argomento su cui sto adesso attualmente lavorando anche io, il sottoscritto ed è ambientato in Sardegna, dove certo non esistevano fronti di guerra, è vero? Dessy è scomparso nel 77. Eh? Tu hai terminato il film 22 anni dopo l'edizione del libro e sei anni dopo la morte dello scrittore, no? Quando e come hai cominciato ad interessarti della storia narrata da questo libro di Desea. Ah, questo non me lo ricordo. E perché? Mi ricordo. Beh, per... beh, perché? Perché è un libro contro allora. la guerra. Io, già nell'esercito di Scipione, avevo fatto, toccato questo argomento. Insomma, e il romanzo, quando l'ho letto, mi è piaciuto molto. E così. E sono contro la guerra, a fare... scusami se ti interrompo. Mm. Contro la guerra non, non, non mi è molto chiaro. È una donna qui contro la eh, guerra. Eh, appunto, adesso arrivavo. Ah. cioè, mi, mi piace il fatto che. Eh, ci sia questo personaggio femminile eh, così importante, così deciso e così capace di fare la sua battaglia senza... Eh, così, non, non ha bisogno lei di dire parole, non ha bisogno di... però riesce ad opporsi anche alle persone importanti anche, cioè. e mi è piaciuto molto sia il personaggio di, che poi fa Irene che il personaggio poi che ha fatto... Il qui presente padre Coi, eh? sono personaggi bellissimi. Eh, quando ho proposto il film io avevo capito che sarebbe stato fisicamente un lavoro faticoso, ma non avrei mai immaginato perché voi vedete tutte le scarpinate che fa Irene, beh noi le facevamo tutte, con... <ride> eccetera. Allora dovete sapere che quando feci il film io avevo ricevuto insomma delle cose molto dispiaciute di gente di Villa Cidro, che è il paese di Dessy, perché non giravo da quelle parti. Poi invece Beh, quando, Villa Cidro è in provincia di Cagliari. Sì, invece, quando, invece invece al, no, abbiamo girato all'Uras nel nord-est. Diciamo. Quando è uscito il film sono stata felicissima perché è gente di Villa Cidro mi ha detto: Bella, perdoniamo perché noi quelle montagne non ce le abbiamo. E anche tempo fa quando c'è stato un incontro su Dessì a Villa Cidro mi hanno ridetto la stessa cosa e mi sono sentita perdonata dal <ride> paese perché bello. non avevo girato lì, insomma. Una domanda allora, a proposito di questo argomento che è la battaglia di una donna contro la guerra, ecco, come sceneggiatore del film Massimo, tu come la vedevi la problematica totale tratta dal libro di Dessì e portata su questo film? guarda, intanto così insomma ha una grande storia umana. E poi per me così insomma anche. De degli elementi straordinari, per esempio, insomma, intanto lavorare con Giuliana, che, che è una carissima amica e, e ci conosciamo da una vita, insomma, lei sa quanto le voglio bene, so che lei e Giovanni ne vogliono a me, insomma, credo che sia cioè, molto importante quando si lavora insieme volersi bene perché è anche una capacità di, di, di comunicazione, come dire, anche senza parole, insomma. Cioè a volte basta uno sguardo, basta un cenno, no? E devo dire, insomma, eh, eh, cioè, ieri parlavo di Florestano, dico, oggi parlo di, di Giuliana e di Giovanni. Insomma la mia è stata una bella vita anche per le persone straordinarie. Con cui ho convissuto tante certo. emozioni, tanta, tanta parte, insomma, di, di me. E quindi. Così, Ma a parte, a parte questo, questo affetto, questo bellissimo sentimento che vi legava e che è molto comprensibile dovendo scrivere un'opera cinematografica insieme, eh, questo atteggiamento mh, che è alla base del film contro la guerra, lo avvertivi tu certo. fortemente o era un argomento come beh, tanti altri? Beh, scusa, no, è eh, no, il motivo no. per cui abbiamo sì, deciso di sì, farlo. dico, fra l'altro, fra l'altro, insomma, io mi sono portato dietro e questo anche con Florestano Vancini. La voglia di fare un film ecco. sulla prima guerra mondiale, ma vista dalla parte della gente, soprattutto della gente più, più, più sciagurata, più, eh, più misera, e, e devo dire, insomma, questa è stata un'occasione straordinaria. Poi dico, vabbè, eh, eh, lavorare con Giuliana non sapete che piacere è. Eh, no, ma voi non sapete una cosa? Posso fare una piccola sì, parentesi? Detto, allora. Massimo è responsabile, dico responsabile, di un'altra cosa. Massimo. Una volta che sceneggiavamo insieme, è lui, eh? Che <ride> sceneggiavamo insieme nel mio studio. Io sono molto disordinata. C'era, io non so se lui se lo ricorda, ma adesso che glielo dico se lo ricorderà senza. C'era una cosa di libreria, uno scaffale pieno di roba e sembrava che cadesse. E lui mi ha detto: Guarda, non ti cadono quelle cose? Ho detto: Sì, ma sai, lì ci sono le cose che io scrivo per il mio divertimento: racconti, romanzi. Poi, quando è pieno, là butto tutto. Perché butti? Beh, butto, eh, sceneggiature le faccio le presente, un romanzo, non ci ho mai pensato, li e li butto. La mattina dopo, alle 10 di mattina, mi arriva una telefonata di un nostro comune amico che purtroppo non c'è più, è stato grande editore, grande scrittore, Raffaele Crovi che io conoscevo da quando ero all'università. Mi telefona Raffaele Crovi e mi dice: Posso venire a trovarti? Certo, vieni. viene e dice: Posso entrare nel tuo studio? A me mi pareva un po' strana questa cosa. Entra. Ma così, guarda, è Massimo mi ha detto che era là. Cosa? Sì, mi ha telefonato ieri sera Massimo Felisatti che tu scrivi e butti, adesso me lo dai. Io sono rimasta così, lui se lo ricorda adesso. Dopo dieci giorni, dico dieci giorni, mi telefona, 10-15 al massimo. Mi telefona il mio amico Crovi e mi dice: Cosa fai oggi pomeriggio? Non so, sto a casa. No, devi stare a casa perché arrivano le bozze, devi in fretta correggerle, se no non facciamo in tempo andare allo strega. Quindi è lui il responsabile dei romanzi che poi ho scritto, capito? E non Bravo. più buttato. Guarda, tu mi dai troppo onore, <ride> ma tu mi dai troppo onore, però. Eh. Dico tu sei una scrittrice straordinaria, se ho dato un, un aiutino a tirarti fuori le cose straordinarie che avevi in quegli scaffaloni là in alto no, dove ci si doveva arrampicare per arrivarci, e vabbè insomma sono Extra felice. No? Bello allora. dico dai scusa, responsabile sei tu perché tu hai scritto, io mi sono limitato a fare il passacarte. Eh. E poi c'era Don Coy, e poi c'era Don Coy, personaggio eh, molto significativo e importante eh, nel film, come avete visto, il quale era un vice parroco eh, dominato da un parroco giovanissimo, pare. No? Eh, il, il, tuo, il tuo capo era più giovane di te, era un ragazzo, no? E dominato. Ma tu che cosa sentivi eh, recitando in questo film? Sentivi più eh, la, la figura di una donna da aiutare con tutti i suoi dolori o, o veramente l'atteggiamento di essere contro quei nobili fascisti, contro la guerra? Diciamo tutti e due, perché eh, padre Coia è quello che dà voce a questa madre, questa carica di pietas, di sì. dolore. E poi soprattutto perché il periodo della guerra... Eh, è un periodo, guarda caso, che ritroviamo anche nella Seconda Guerra Mondiale, sempre questo dualismo fra gli italiani che stanno da una parte e gli italiani che stanno dall'altra. Ancora abbiamo le ferite aperte e quindi eh, questo padre, co, io l'ho sempre ho cercato di, di dargli uno spessore umano, da uomo, non da prete. E quindi il rapporto col superiore è proprio un rapporto da, di oligarchia, nient'altro, di rapporti fra superiori. Si, si abbassa la testa, però dentro l'anima è, è quella che conta di più. E quindi il sentimento che prevale in questo eh, sacerdote è il sentimento eh, che vuole esprimere la sua contrarietà contro la guerra, e la sua bonarietà, il suo aiuto verso questa povera madre che rappresenta un po' la madre di tutte le madri che hanno i figli in guerra. Ah, bene, grazie. Questo è molto importante quello che ci cioè detto, perché non, tutti, non in tutti i sacerdoti eh, eh, era eh, così voluto questo tipo di atteggiamento, o sentito questa versione contro la guerra. E, per tornare all'argomento del nostro incontro che sarebbe dall'idea al, no? dall al film, io vorrei sapere, e mi incuriosisce molto Giuliana saperlo, se la scelta della Sardegna come luogo per questo film è legato a, a paesaggi che avevi già visto nei tuoi precedenti film inchiesta nel parlare di te e delle tue opere abbiamo messo in evidenza i film inchiesta no? e in, in, forse tu l'avevi già visto questi periodi e te ne eri quasi innamorato oppure era una scelta così legata soltanto al libro di Dessì? Una scelta anche perché avevi un cognome, comunque sardo. No, no, no il cognome non, non c'entra. Ecco. Eh, la scelta della Sardegna è perché il libro di Dessì che mi è piaciuto e che noi abbiamo voluto appunto sceneggiare, vuoi fare? È, è in Sardegna. Per quello che riguarda invece proprio quel, quella particolare eh, ambientazione su quelle montagne, eccetera. Beh, intanto il libro. Eh, parla di, di queste salite che lei fa continuamente, è, è dovuta, sì è vero, io avevo visto quella zona proprio in una delle, dei viaggi, delle inchieste che avevo fatto ah. sui lavoratori studenti, le avevo viste, poi mi era rimasta impressa, insomma, e quando sono stata lì devo dire che eh, noi... Per il film avevamo in genere pochi soldi, era... lì non era il problema invece di quante persone volevano venire, ma di quante do... non potevamo più accogliere a fare le comparse. Tutto il paese e più anche un paese ah, ecco. vicino collaborava proprio per fare. perché eh, è stata un'avventura, credo, di tutto, di tutto il paese. E questo si sentiva, mi ricordo che anche Irene, e penso che anche lui se ne accorgeva, è vero, c'era proprio il paese che partecipava <ride> in toto insomma. Nel... Nel recitare, ecco, hai avuto esempi di questa collaborazione? Sì, sì, certamente. Poi soprattutto mh, il pregio di questo film, non so, io mh, perlomeno eh, mi ha stupito molto questa ricerca mh, del periodo storico, quindi eh, non solo la sceneggiatura, dico, ma anche l'architetto che ci ha aiutati a, a trovare questi oggetti dell'epoca questa meticolosità anche nel film si vede beh, da parte del regista che eh, si sofferma sui dettagli degli attrezzi delle, eh, questo trovo che sia un pregio perché eh, voglio dire sono passati quanti anni? 28? Eh, più o meno, più o meno. e quindi sembra già che siamo nel medioevo ancora invece per dire che insomma il periodo era un periodo in cui tutti gli italiani erano poveri, poveri, soprattutto in queste, in queste regioni, in cui la guerra si pensava che portasse, chissà Dio perché, eh, ricchezza e, e ben stare. E abbiamo visto che insomma, tutte le guerre sono da, da eliminare dalla nostra vita. Eh. Ecco, eh, parlando degli attori, si nota nel film che tre attori hanno rappresentato tre personaggi importanti senza dover obbligatoriamente parlare. È vero, è vero Massimo. Sì. Eh, ma eh, la, figura, la figura ma, di Angela. Sì, è... Ma scusa, questo è, è anche eh, nella ricerca di cogliere il carattere. Eh, della, de, della gente di quel posto, sì. di quella popolazione che è estremamente riservata. E, e tu li leggi tutto negli occhi, insomma, ah, eh? sì. negli occhi, nei gesti, insomma. E, e questo devo dire è molto importante. Sì. E in questo Giuliana è stata straordinaria. Cioè, ah, sì. cioè, quello di far dire con gli occhi: esatto. eh, di far dire con gli occhi quello che. In altri film no, richiederebbero una tiritera. Insomma. Eh, ho capito, ma avevo attori capaci di fare questo: uno è qua e l'altra la conoscete sì, tutti. Eh, Irene Pappas. In, <ride> in realtà, la figura di Mariangela è interpretata con uno stile di grande fierezza da Irene Pappas, eh. bravissima, veramente. Avete visto quei primi piani di Irene Pappas così con il. Uh, fazzoletto nero che circonda il volto, questi primi piani di avvicinamento che tu fai ai suoi occhi sotto, è bellissimo. E immagino che l'hai avuto per. Ecco, volevo vederlo. Sto film, Come eh, lo vorrei vedere, vedere anch'io. Eh, ma non ce l'hai una cosa. Volete copia, che vi racconti eh, una cosa che riguarda Irene? Sono sicura che non le dispiace. Sì. Se quando io mh, ho pensato di fare il film da, da questo romanzo, ho subito pensato che ero, ci voleva una grandissima attrice. E allora eh, la prima cosa che ho pensato è proprio stata Irene Papa, se avevo visto recentemente cose sue, però in quel tempo Irene lavorava anche molto in America in giro per... eh, insomma una grande attrice e allora mi ricordo che in Rai mi dissero no ma non è possibile averla Noi abbiamo... mi pare che avessero parlato un momento con la gente allora io l'ho telefonato, non la conoscevo ho preso un aereo, sono andata a Atene con la sceneggiatura ah. e le ho parlato posso dire senza esagerare che da quel momento è la mia migliore amica siamo diventati molto vivi, allora quando Irene lavora, eh, non è che, che, che lui era testimone, lavora proprio, recita con tutto il corpo, lì il corpo. Era sottoposto a delle fatiche terribili. Io non so se tu hai sentito una volta che c'era, diciamo, il trovarobbe, insomma, quello che diceva: no, ma non può portare questa, questa fascina così, bella. e gliel'aveva fatta finta. Lei si arrabbiò moltissimo e disse: Ma io recito anche con la fatica. <ride> eh? E queste camminate che faceva mi ricordo, insomma, te la ricordi, che era proprio. Eh, perché appunto Irene, come tutti i grandi attori, ha eh, gli occhi, eh, certo, è certo, ha gli occhi straordinari, ma proprio con tutto il corpo, avete visto anche quando con le mani fa queste cose, no? eh, insomma ho avuto la fortuna di avere dei grandi attori. E ho letto una critica di Giovanni Grazzini, che non so se tu abbia mai letto, per il Corriere della Sera, uscita nell'84, a quell'epoca. Dopo l'uscita del film, Grazzini conclude la sua critica con queste parole. Al disertore manca una cosa, il coraggio di essere muto con il solo suono della mitraglia. <ride> cosa ne pensi? Beh, vuol dire che le immagini erano buone. <ride> ecco, allora diamo la parola alla signora che voleva fare una domanda. Immagino che vi sarete posti il problema se sottotitolare come sì. si fa. Anche in film siciliani abbiamo visto qui eh, più volte rappresentati i film documentari con la, i sottotitoli. E allora la domanda è: perché no? Perché no? Allora, per ehm... una questione di buon gusto no, 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 allora no. Le, Grazie. il motivo quando è stato visto, eccetera. Eh, così ehm, era piaciuto e la produzione, diciamo, non trovava che ci fossero frasi incomprensibili nel senso che non si capiva la storia, che c'era qualche parola che sfuggiva, che, però la frase che veniva detta, il senso della frase c'era. E allora eh, decisero che eh, il sottotitolo avrebbe eh, turbato le immagini e le cose molto più della eh, cioè, diciamo della, sì, della non comprensione di qualche piccola no, parola no, no, eh, chiamarono anche mi... gente e la, la decisione fu che eh, il, il fatto di alcune frasi che dava sì il senso della, eh, della lontananza della stranità di questa gente diciamo dal mondo ufficiale però non toglieva la comprensione mentre i sottotitoli avrebbero allontanato questa fu la decisione e devo dire dire che anch'io ho detto sì, e poi mh, mi pare che il pubblico non, uh, cioè nessuna delle critiche poi eh, disse questo, io mi sono resa conto che alcune parole non, eh, non si capiva tutto, però credo che non ci sia una frase, un discorso in cui il senso, le cose, non viene afferrato, poi un'altra cosa invece, sempre perché il film è triste e voglio farvi sorridere è che Irene che è una lui parlava in italiano, non aveva questo problema Irene doveva parlare il dialetto e allora lei, perfezionista, chiedeva alla gente del paese come era la pronuncia esatta e poi mi diceva, senti quello che sta dalla parte di Luras verso Angius la dice in un modo, quello che sta dall'altra parte in un altro. Allora, come la dico io, va bene, perché esiste, è vero, dico, non esiste il sardo, esistono tante ruature. E nel paese era vero, poi abbiamo constatato, ti ricordi, che parlavano con, <ride> a seconda di qual era la parte del paese. Quindi, Irene disse: Allora, io chiedo e poi parlo. <ride> Quanto avete girato ecco, in Sardegna? Quanto tempo siete stati là? Un mese e mezzo. Ma più o meno un mese. Ah, quindi siete proprio entrati nel tessuto della popolazione. Abbiamo girato tutto lì. Tutto lì, ecco. Beh, e... guarda, che, guarda che 5 settimane di riprese sono pochissime. Sì, cioè, sono. sono da film a bassissimo no, budget. No, non solo, ma con quel, sì. quei cammini che dovevamo fare. Ci sono dei film a bassissimo budget. Sì. Quindi pensa la bravura di Giuliana uh -huh. che con il budget... Di un filmetto minore ha fatto questa cosa. Cioè, certo. è merito suo, è bravissima Giuliana, io la conosco da un po', Beh, ma. Eh. Ad esempio, ad esempio, eh, esempio una delle caratteristiche che veramente mi ha colpito in questo film. Fatto nell'83, diciamo allora le tecniche insomma, erano diverse da quelle di adesso, molto diverse. Si parla di 25 anni fa, eh? c'era mica il digitale allora. Il colore del direttore della fotografia Sando Messina è veramente molto idoneo, idoneo alla problematica di questa storia. Come si è svolta Giuliana? Durante la lavorazione del film, la collaborazione con il direttore della fotografia... Oh beh, straordinaria, ne avevamo fatto anche altre cose, così. Però io sempre con la, con la troupe mi sono sempre trovata bene in televisione, e anche in televisione, in cinema, eccetera. insomma, Eppure gli facevo fare delle cose, perché insomma le, io sono molto fiera di, di, di due cose per quello che riguarda la tecnica. Voi avrete visto qualche volta le macchinone che c'erano le telecamere una volta, ecco, e io ho cominciato a muoverle. E e insomma era una cosa un po' complicata e allora mi ricordo che una volta mi chiamò il direttore del centro e mi disse ma è vero che lei ha chiesto che tutti i carrellisti delle macchine devono avere il copione della commedia? Allora si facciano tante commedie. A vedere. Ho ah. detto certo e perché? E se no, come fanno a capire come devono fare il carrello? Devono conoscere la storia. E allora mi ricordo che per un po' mi chiamarono quella dei copioni ai carrellisti. <ride> e però si lavorava molto bene. Un'altra cosa, la macchina a mano del cinema quando è andata più piccola non si era mai usata. E io l'ho usata per la prima volta non in questo film, in un altro, e eh, quello che l'ha portata addosso per la prima volta era Francesco Rossetti, che ora è il capo cameraman del Presidenza della Repubblica, eh, sì. e mi ricordo, Francesco Rossetti, e mi ricordo che la prima volta che siamo usciti con questa camera messa addosso, dovevamo fare delle riprese vicino alla stazione Termini, e la gente diceva: Oddio, oh che cos'è? Che cos'è? È un mitra! E allora tutti a dire: No, 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 è una macchina da presa, ma non si vedeva questa macchina da presa che gira e questi piccoli divertimenti sono stati abbastanza utili. Poi. Io però vorrei spezzare una piccola lancia in favore dell'intervento della signora a proposito del fatto che eh, spesso certe espressioni in lingua dialettale veramente non si capiscono. Ad esempio io, cioè se sono brevissime sono specie di intermezzi musicali, no? ma se mh, sono un po' più lunghe e se raccontano dei fatti importanti, allora lì... E ci vuole, bisogna capirlo insomma io non so se tutti abbiate capito che cosa è successo a Saverio e perché lui è, è scappato dunque Saverio eh, ve lo racconto in poche parole perché anch'io ho letto, ho letto il romanzo di Desi eh, il giovane Saverio nel 17 prima però di Caporetto perché deve essere successo nell'aprile circa durante un attacco del, delle armate italiane contro le armate austro-ungariche e questo era in Slovenia eh, sulla, sul fronte dell'Isonzo, dell durante un attacco eh, lui ehm, eh, improvvisamente si fermò. Allora il suo capitano con un frustino gli diede una frustata alla testa che gli fece molto male all'orecchio. Ora cosa è successo? Che, che lui che era così arrabbiato contro la guerra, che non ne poteva dei soprusi dei comandanti, voi sapete la polemica che c'è stata sui generali e i comandanti, su Cadonna, eccetera, nella prima guerra mondiale, è questo che è l'argomento importante, c'è stato un convegno l'anno scorso. A Udine, Rileggiamo la Grande Guerra, la quale io ho fatto tutte le riprese filmate, in cui Rochelle, Giorgio Rochale le ha sparate grosse contro Cadone e i comandanti della Prima guerra mondiale, lui evidentemente Desi, ha voluto dare una rappresentazione su un povero personaggio di quello che succedeva nella storia ufficiale. Questo ragazzo, frustato con, con un orecchio quasi che si stava staccando dal male. Aveva il fucile in mano, il eh, capitano ha fatto quattro passi avanti, lui aveva il fucile, non si sa se per sbaglio o se per volontà vera, è scattato il proiettile ed è morto il capitano. Allora lui si è visto nell'impossibilità di, di, di sopravvivere a, a un avvenimento di questo genere, è scappato, è scappato dal fronte dell'Isonzo ed è andato a piedi per giorni e giorni eh, verso casa che era in Sardegna ed è riuscito a imbarcarsi clandestinamente a Civitavecchia per andare con un battello nel, nel, nei fondali del deposito, che ne so, dei, dei, dei carburanti di questo battello, a nascondersi ed è arrivato lì, a Badimanna si chiama quel paese dove lui è arrivato, Quadu sarebbe il paese principale, ma la zona agricola dove... Saverio sempre, poverino, andava a pascolare le sue pecore perché Angelica glielo mandava, vero? A pascolare le pecore. Era Badimanna. E lui è andato, è arrivato in quelle montagne lì di Baddimanna ricostruite in maniera magistrale da Giuliana che commuovono. Io veramente io mi sono commosso. E lui arriva in quella capanna e lì incontra chi? Maria Angela Ecca, sua mamma. Che, che, che lo vede come abbiamo visto nel film. Ma disgraziatamente tutto quel tragitto che ha fatto lungo l'Italia, in quelle condizioni, gli fa venire la malaria. E con la malaria lui a poco a poco muore, ma non eh, per ragione della guerra, con la malaria muore. E quindi è un fatto importantissimo che nel film è descritto in maniera meravigliosa. E la commozione della madre per questo, il silenzio di Don Coy su questo favoloso silenzio che fa sì che poi cosa succeda? Che Saverio rimanga lì sempre sepolto e che non venga mai portato in un cimitero. no? Mi pare che sia questo, ho sbagliato? No, 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 no così, vi... è il motivo per cui noi nella, nel parlato, diciamo, non ci siamo dilungati a raccontare il viaggio che ha fatto, come è scappato, eccetera, è perché era un film. Allora le cose o le fai vedere o non ha senso insomma raccontarla nei particolari poi perché a me sembrava e credo, credo anche a Massimo è che il fatto che lui era disertore, era scappato dopo questa cosa era la cosa più importante se gli avessimo fatto fare un lungo discorso per dire sai sono riuscito ad andare sulla nave eccetera, ehm, ecco si perdeva un po' perché appunto essendo un tra l'altro anche nel romanzo non è che prende molto spazio questo racconto Sì, però appunto a noi interessava, diciamo, la partenza, cioè il fatto che aveva sparato ed era poi scappato, e poi che era arrivato lì, che probabilmente la malaria l'ha presa poi dopo, una volta arrivato in Sardegna. Insomma, ma l'importante non era quello, non era sapere quei giorni cosa aveva fatto, era che lui si sentiva colpevole, bandito, desertore, eccetera, e tale doveva restare perché sennò l'avrebbero ammazzato, insomma. ecco, quindi... Ecco, un altro argomento che tu ci hai mostrato molto bene a parer mio ehm, è il, il, il fatto di quello che stava succedendo eh, a Quadu, in questo paese sardo, così lontano dal fronte, no? così lontano dalla, dai veri luoghi della guerra, che eh, mostrava eh, gente che eh, rifiuta la guerra, ma anche gente che invece ci specula, sulla guerra, certo, come... ci specula sulla guerra. E queste non sono più questioni locali, quello che ho sentito veramente molto forte, ma diventano addirittura questioni nazionali ed anche europee, perché è importantissimo quello che succede in quel paese, perché c'è il fascismo e l'antifascismo a Quadu. I principales. <ride> eh, I principales che sono i fascisti e i ragazzini, quelli che poi muore. Bambino, e lo portano al cimitero Ragazzi. perché muore, ed è l'antifascismo, e sono il riflesso di avvenimenti che accadono in altri luoghi, anche a Ferrara, fra l'altro, addirittura in altre città italiane. E questi avvenimenti nascono proprio in Quadu, in quel luogo che è così lontano, così sepolto nel tempo. Ed è in realtà un isolamento che io chiamerei apparente, in cui le conseguenze della guerra ci riportano a pensare all'Europa contemporanea, ai fatti accaduti. Tu come hai affrontato questa problematica così difficile? E eh guarda, io la problematica così difficile non l'ho affrontata facendo il film, ce l'avevo dentro perché io da bambina ero a Mantova e c'era la guerra. E come spiegavo ai miei nipoti tempo fa, quando un ragazzino vive la guerra. E la guerra terribile come è stata da noi che non c'erano solo i due bombardamenti regolari giorno e notte sulla città perché aveva le strade di grande comunicazione c'era il popolo, i ponti, eccetera, i laghi, e quindi era una strada importante. Quindi tutti i giorni avevamo come minimo due bombardamenti ce n'erano anche di più. Quindi non è stato solo questo, ma abbiamo avuto proprio la guerra, come ricordo SS che entravano in casa la seconda guerra mondiale. Quindi quando una ragazzina vive le paure della guerra da bambina, eh, beh, poi, sai, raccontare, per esempio, diventa come una cosa di liberazione delle proprie, delle proprie angosce, insomma. Io raccontavo ai miei nipoti, per esempio, che ricordo, eh, pochi giorni fa, che una volta, appunto, ero bambina, ero in casa di una mia zia in campagna, e sono arrivate delle macchine delle SS e noi stavamo mangiando con la zia, così, e mi ricordo che sono venuti, ridevano e c'ero io piccolina. Eh, 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 c'era mio fratello, c'erano dei miei cuginetti e allora il comandante di questi loro volevano un po' di polenta un po' di cosa che naturalmente la mia zia gli ha dato eh. allora hanno aperto un, una bottiglia che io non so che liquore fosse ma che era liquore e che me l'hanno data bevi bevi eh. e mi ricordo il mio papà che l'ho presa e disse grazie e eh, ha bevuto noi ah. c'è stato un momento in cui tutti noi, io compresa ma anche i grandi, abbiamo pensato che mio papà era sparato. Invece poi si sono messi a ridere, hanno preso la polenta e sono andati via. Eh, allora, voglio dire, questo è un fatto stupido, ma per un bambino è la guerra, capisci? È la guerra, insomma. E, e poi e quindi, ecco, ti è e quindi dentro questa eh E certo, quindi qualsiasi cosa, ecco perché appunto dei miei film due sono l'esercito di Scipione, parla della guerra e questo, insomma, e altre cose. Perché sono delle è come un debito che tu devi pagare, insomma, una volta che hai avuto questa esperienza da bambino, insomma. Ecco, bene, e tu Massimo che cosa hai sentito a, a scrivere nei testi appunto questa nascita del fascismo, diremo, in un paese sardo come qua? Sai, io ho anche lavorato molto con Vancini sì. e devo dire le origini del fascismo, eh, i, primi, i primi anni del fascismo, dico, li ho vissuti cinematograficamente. Più di una volta, insomma, e sai, poi sì, anche tu hai i capelli bianchi, insomma, io anche ne ho un po' di più. <ride> ecco, e sai quando è finita la guerra, io avevo 13 anni e dico: i, i 12, i, i, gli 11, i 12, i 13 anni sono stati un'esperienza in cui non ero mica bambino, certo, cioè le certo. cose le vedevo, certo. le capivo, certo. vedevo la faccia della gente, cioè, mi ricordo i bombardamenti, eh. mi ricordo eh, eh, cioè. A un, un, un mitragliamento di un Spitfire, mi ricordo eh. ancora come, sì. si, come si chiamava, passato bassissimo sulla strada Ferrara-Tresigallo, che è una strada dritta, è la, str no. la strada più grossa di Ferrara, piena di gente così che scappava. Che si è abbassato proprio radente, mitragliando. E non era un film. No, no, c'ero io lì. È morta mia zia, con in mano il bambino piccolo hai capito? Italia, cioè, è morta mia zia. Ti vedi questo affare che, che a un certo punto ti oscura proprio i, i, il sole, no? Che ti passa sopra la testa. Questo rumore tremendo della mitragliatrice che è un boato continuo. Vedi la gente che, che, che cade per terra cioè, che... E madonna, eh, come si fa? Eh? Eh. Cioè, sono cose che uno non cancella più dalla propria mente e penso anche dalla propria coscienza. Insomma. Però quello eh. che è importante qua, oltre alla guerra, è questa questo, chiara dimostrazione della nascita del fascismo dominato dai, come che, come dai principali. Beh, sai. I principali sarebbero i nobili, quelli ricchi no? del paese. No? Ecco. Sai, io appunto dico ho fatto no, anche appunto eh. i film con Florestano cioè, e, e, voglio e questo tema è un era tema. come un sì. come dire un tema culturale generazionale cioè non voglio dire che io sono bravo perché ho letto eccetera <ride> o perché ho vissuto ma era proprio, cioè, proprio un tema eh, florestano ha ah, scritto a lunga notte al 43 eh? Eh, voglio dire per cui dico vabbè insomma, Giuliana è un po' più ragazzina di me ma cioè, la nostra generazione certo. queste cose le ha vissute in modo tale che non si dimenticheranno mai. mai hai ragione sì, sì. voglio chiedere alla regista se era voluta questa presenza che per me è essenziale, a parte la domacità perfetta dell'Irene Papa del sacerdote che l'attore ha detto che sentiva più uomo che prete. Io invece ho visto una religiosità perché in momenti si vedeva affidarsi eh, in momenti di, di, di confessione, di, di benedizione. Ho fatto la vera Chiesa presente anche se poi c'era lo stupidello che, legato alla curia, faceva il, il, il il compagno non degno di una chiesa cattolica. Dunque noi non, naturalmente anche il, eh, lo scrittore, non è che è il tema fondamentale quello, però la figura di prete Coi eh, non credo che sia stata vista da Dessì come un prete che deraglia, il contrario, è un prete che attua il comando dell'amore. Ecco, questo, questo mi sembra, ma comunque abbiamo l'interprete qua che può dire: Sì, voglio dire che è un prete di quelli dire, che vivono la vita degli uomini, non la vita eh. esclusivamente della Chiesa, hai capito? No, non l'ortodossia della Chiesa, come si tende oggi esatto. di più non a essere più ortodossi guarda. che aver fede, questo è l'importante. Sì, è un prete ma... che ha fede fede nell'uomo, ha capito? Questo è il problema. E siccome la fede. La fede appartiene all'uomo, cap mi capisce? Cioè, voglio dire, eh, un uomo si comporta eh, come tale perché crede in qualche cosa che è superiore a lui. Benissimo, sono d'accordo, ma me lo devo dimostrare qua, sul terreno, eh, capito? Non, eh, eh, non in chiesa. Certo. A me interessava, dal punto di vista tecnico, come è stato adattare eh, dal romanzo al film, che è in genere una cosa molto complicata, soprattutto perché si creano sempre molte discussioni con l'autore, in questo caso ovviamente voi non avevate l'autore a disposizione, quindi forse è stato più facile. Eh, non ci sono stati problemi particolari, naturalmente poverino Dessi non c'era più, quindi non ci poteva essere problema con lui, ma eh, sia Massimo che io, insomma, ci è piaciuta la storia, poi è chiaro che ci sono delle cose che eh, io in genere se faccio un film da un libro cerco di essere fedele in quello che è possibile al libro, perché se no mi sembra... Di fare un furto, però qui non abbiamo avuto, vero Massimo, problemi particolari. Insomma, non no, sembra... anche perché, insomma, cioè io considero la scrittura cinematografica una specie di. Eh, come dire, di traduzione. Cioè, sono proprio due linguaggi diversi. Sì, certo. La parola scritta e la parola parlata sono due linguaggi diversi, non e... necessariamente in conflitto. No, appunto, ma appunto, in... dico io, diverse, io, io, diverse, devo, diverse, io devo sì. fare un lavoro per trasfondere cioè. il più fedelmente così. possibile, ma anche nel suono, nell'armonia della frase, eccetera. Il senso di una frase che però deve essere compresa da tutti perché cioè, il, il cinema è un linguaggio universale, e, cioè non c'è cosa che mi irriti di più che andare al cinema ed è un film in cui non capisco quello che si dicono. Eh, devo dire, non è vero che il cinema è immagine, il cinema è immagine e parola. E la parola comporta eh, l'espressione dei sentimenti, del pensiero, la ragione, le contraddizioni e quindi un cinema come il nostro, che è nato con la parola, non può essere privato della parola. Sì, sì, bravo, sì, sì, ottimo, bravo, bravo. Anche Renzo ragazzi è d'accordo su questo, vi do applaudire, regista Renzo ragazzi Ferrarese. Dunque, eh, volevo solo concludere eh, rapidamente perché eh, siamo a conclusione. Eh, con un'osservazione che mi sembra importante, quelle 835 lire che Mariangela ecco ha raccolto con i suoi guadagni nel fare le pulizie a casa di Don Coy e che Don Coy aveva nascosto appunto per mantenerle per Mariangela, quelle 835 lire che erano state date per la costruzione del monumento quattro anni dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, nel 1922, sono stati poi dovuti restituire da Mariangela alle scuole o a chi, dove, a chi di loro, a chi di dovere, perché non è stato accettato, perché sembrava appunto una cosa veramente indegna e assurda che una donna povera che andava a guadagnarsi qualche misero centesimo, qualche misera lira, a portare la legna a Badimanna facendo dei cammini di un'ora circa desse quelle cifre. Ora può sorgere l'equivoco che alla fine, che prima lei la facesse proprio per ricordare i suoi figli, no? per ricordare la morte dei suoi figli faceva questa offerta. Poi invece la costruzione del monumento è arrivata in un momento tragico per politicamente a quadro perché sono nati lì il fascismo e l'antifascismo. E lei, però, questi soldi li ha dati lo stesso a forza di 5-6 lire al giorno in quella cassetta in cui venivano raccolti. No, Com'è l'atteggiamento no. di Mariana? No, 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 senso? ma lei li dà prima ecco. che succeda la storia di, Beniam di Currelli. Eh, quando poi succede l'omicidio di Currelli lei non, non va più neanche al monumento a vederlo scoprire perché lei voleva che il nome ecco. del figlio disertore fosse ricordato come l'altro. Eh, ecco. esatto. Però quando succedono quelle cose beh, non può più andarsi a riprendere i soldi, ma è contraria anche lei, non va alla cosa del monumento. Perfetto, mi pare che con questa precisazione abbiamo capito tutta la va. meccanica e del film e il, il percorso dall'idea ha portato su grazie. grazie grazie a voi